Salve a tutti, sono Graziano di B-Times Italia ed oggi vedremo il Nokia Lumia 710. Questa è la sua confezione di vendita, molto colorata, con in sfondo il blu classico di Nokia. E qui in mostra il telefono nella colorazione scelta, perché il nostro è bianco, e nei fianchi vediamo delle altre colorazioni disponibili. Di sotto le caratteristiche e apriamo la confezione. Ecco qui il Nokia Lumia 710, lo usciamo dalla confezione. Dentro troviamo la manualistica, della breve manualistica, e ancora sotto il caricabatterie, micro USB, le cuffie che sono di buona qualità perché sono cuffie auricolari con pulsantino per la risposta, ma sono cuffie in ear. E di sotto il cavo dati USB, micro USB. Troviamo anche una custodia con le plastiche per adattarsi al padiglione auricolare per le cuffie. Andiamo avanti e apriamo il telefono. A differenza di Nokia Lumia 800, questo telefono ha la batteria estraibile, una batteria da 1300 mAh che ci permette di arrivare con un uso normale fino a sera. Abbiamo già inserito la micro SIM, ormai tutti i telefoni si stanno adattando a questo standard. Chiudiamo e accendiamo. L'accensione del telefono è molto molto veloce, in circa 20 secondi saremo già operativi. Nel frattempo vi dico che c'è il sensore di prossimità e di luminosità, davanti non c'è la fotocamera frontale, questi sono i tasti classici di Windows Phone, indietro, tasto Home e tasto di ricerca. Già vedete che il telefono è acceso, mettiamo il PIN, eccolo, pronto all'utilizzo. Di lato non c'è niente, nel lato sinistro. Nel lato destro invece troviamo il pulsante per lo scatto a doppia corsa della fotocamera, i tasti volume, sopra il tasto di accensione spegnimento, il connettore jack da 3,5 per le cuffie e qui la porta micro USB. Di dietro troviamo il microfono secondario, il flash e la fotocamera da 5 megapixel in grado di girare video alla risoluzione di 720p. Il display è da 3,7 pollici, un classico TFT, quindi non c'è l'AMOLED a differenza del Lumia 800, e però ha la tecnologia Clear Black che consente dei neri più profondi. La risoluzione è da 480x800, la memoria interna è di 8 GB, purtroppo non c'è, sapete bene, Windows Phone non offre la possibilità di espanderla attraverso delle micro SD, e la RAM è da 512 MB. Lo spessore è di appena 12 mm e il peso è di 125 grammi. Il sistema operativo Windows Phone è quasi sinonimo di social network e infatti è una delle principali caratteristiche di questo ecosistema. Tutto è totalmente connesso con il mondo esterno. Basti vederlo con il Tiles. I Tiles sono questi riquadri, Microsoft li chiama così. Con il Tiles contatti, come vedete, scorrono tutte le varie facce, le varie immagini di profilo dei nostri contatti, immagini che vengono prese dalla nostra rete dei social network come Facebook o Windows Live. Andiamo ad aprire contatti, come vedete subito viene mostrato il nostro, questa è la mia immagine di profilo con il mio ultimo stato. Qui sotto ci sono tutti i nostri contatti, scorrendo verso destra abbiamo subito le varie novità. Le ultime novità contenute da Facebook, dove abbiamo la possibilità di mettere mi piace e di commentare. Torniamo indietro e ancora scorrendo verso destra abbiamo la possibilità di vedere i contatti recenti, cioè sarebbero gli ultimi contatti a cui abbiamo mandato un SMS o abbiamo fatto una chiamata.
Andiamo a vedere Nokia Musica. In cosa consiste? Non è un riproduttore musicale, quello è Zune. Nokia Musica è diciamo un DJ virtuale e ci consente di vedere, di ascoltare in streaming il nostro genere preferito tra quelli mixati. Per esempio qui abbiamo la musica di rilievo, i più venduti, eccetera eccetera. Proviamo a cliccarne uno. Ok, è andata in crash l'applicazione, riapriamo. Comunque di solito non va in crash, questa è una cosa sporadica, non mi era capitato prima. Andiamo ad aprire Mix Radio e facciamo partire una musica, un brano. Possiamo ascoltare la nostra musica in streaming, e poi acquistarla se vogliamo ascoltarla in modalità offline. Nokia Mappe è l'applicazione personalizzata che ci consente di cercare un indirizzo di nostro interesse. In realtà niente più, perché purtroppo l'applicazione non è non si interfaccia con Nokia Drive, quindi sarebbe stato utile poter ricercare un indirizzo e cliccare il tasto naviga fin qui. Qui se noi cerchiamo un qualsiasi indirizzo ci farà solo vedere il percorso ma non ci guiderà nella navigazione. A questo ci pensa Nokia Drive. Nokia Drive che funziona veramente molto bene. Abbiamo la possibilità di scaricare le mappe direttamente offline, anche se per funzionare ha comunque bisogno della connettività dati, e ci guiderà passo passo con una voce guida verso l'indirizzo, verso la nostra destinazione. Questa applicazione veramente fa dimenticare un normale navigatore GPS, perché lo sostituisce in tutto e per tutto. Andiamo a vedere anche l'applicazione App Highlights. Qui vengono mostrate le applicazioni in evidenza, quelle consigliate dallo staff di Nokia. Infatti quelle in primo piano, quelle a prezzo speciale e varie categorie di applicazioni. Andiamo al reparto multimediale. Aprendo la fotocamera, che vi ricordo è da 5 megapixel, ecco qui, la possiamo aprire dal tasto dedicato. Vi dico che non sono riuscito, cioè non sono molto soddisfatto di questa fotocamera, perché purtroppo mi è capitato, facciamo una foto all'altro HTC che stiamo provando. Dicevo, non sono rimasto molto soddisfatto. Questo in questo caso è venuto bene, ma a volte capita che la messa a fuoco non sia molto, molto precisa. Per esempio nel fare foto ad un panorama, l'autofocus non riesce a riconoscere bene lo sfondo, il paesaggio, e non mette a fuoco bene. Probabilmente sarà risolto con uno dei prossimi aggiornamenti software. I video vengono girati a 720p, sono buoni, hanno una buona qualità, ma anche qui la messa a fuoco è un po' lenta. E proviamo a riprodurre un brano qualsiasi. Ok, l'audio non ha un'elevata potenza, ma si sente bene, anche se in realtà i bassi potrebbero essere un po' più intensi. Ma comunque, attaccando le cuffie, non avremo nessun tipo di problema.
Andiamo a vedere anche un video. Ecco qui. Si vedono molto bene anche lo scrolling del video. Nessun tipo di problema quindi per i video. Andiamo a vedere la funzione telefonica, che è la funzione principale di un telefono, e proviamo a chiamare il servizio clienti. Mettiamo il via voce. Anche qui il volume non è nulla di eccezionale, ma comunque ci si può accontentare. Andiamo a vedere il browser internet. La navigazione è sempre veloce e puntuale. Proviamo ad andare nel nostro portale itibtimes.com. Siamo connessi in questo momento alla rete Wi-Fi. Ed ecco che ha quasi finito il caricamento. Lo scrolling della pagina è sempre molto veloce, fluido, non si blocca mai. Stessa cosa per lo zoom. Proviamo ad aprire una pagina. In questo momento abbiamo la rete Wi-Fi un pochettino intasata, quindi è per questo che ci sta mettendo un poco in più, ma comunque vi assicuro che la navigazione funziona bene. Lumia 710 è un telefono adatto a un pubblico giovanile grazie al design particolare, che offre anche una buona ergonomia grazie a questa forma affusolata che consente una buona presa, e grazie all'interfaccia di Windows Phone, ma soprattutto grazie alla connettività con i social network. Il prezzo si aggira intorno ai 299 euro, ma si può trovare anche a meno, e il rapporto qualità-prezzo è davvero ottimo. Ci porteremo a casa un telefono che ha delle buone prestazioni, che è sempre reattivo, fluido e veloce. Certo, dobbiamo dire che Windows Phone ha comunque ancora bisogno di crescere molto rispetto alla concorrenza. Deve aggiungere ancora nuove funzioni e mettersi in pari con gli altri, ma comunque sono sicuro che le potenzialità per farlo ci sono tutte e non dovremo fare altro che attendere i futuri aggiornamenti a Windows Phone 8 che arriveranno entro l'anno. Per i B-Times Italia, da Graziano Patanè.